Ciao ragazzoni, sono Mr. Marti. Niente, video al volo per aggiornare la situazione di Trieste al porto. Perché tanti mi hanno scritto in preda al panico: no, no, ma come mollano tutto? Mollano tutto? No, non mollano un cazzo. Allora, stiamo calmi. La situazione è questa. Vabbè, molti di voi sapranno che sono tristino, quindi ho avuto dei contatti diretti. E comunque c'è anche il comunicato, bisogna stare calmi. Allora, si è passati da una fase di blocco, di massa critica, in cui si è bloccato il porto, contrariamente a quello che diceva il mainstream, il porto era praticamente fermo, e era molto ridotta l'attività. Infatti il nostro governo di merda, il nostro Mario Draghi di merda, si sono cagati addosso e adesso hanno chiesto un tra virgolette appuntamento, hanno chiesto di incontrare i portuali di Trieste, e non solo, perché ai portuali di Trieste, questa è un'altra cosa positiva, si è creato un coordinamento con altri gruppi, tra cui vigili del fuoco, sanitari, portuali di Genova, adesso non mi ricordo esattamente chi ancora, non so se vuoi passare, se no stai lì, stiamo qua per sempre, abbiamo tempo. Allora, la cosa che mi perplime, ci sono due cose che mi perplimono. Il 30 ottobre è un po' lontano, quindi il potere, quando ha tempo, chiaramente si può organizzare. Sappiamo benissimo come funzionano quei figli della malvasia, e quindi questa non è per niente una buona cosa. L'altra cosa che mi fa un po' preoccupare è che quando si entra nel palazzo non si sa mai come si esce. Non perché io non abbia stima di questi uomini, anzi alcuni li conosco personalmente, ho un'infinita stima, ed è questo che mi fa credere che si possa veramente ottenere qualcosa. Avete visto le 5 Stelle, insomma, come sono entrati, hanno aperto come la scatola di tetto nel Parlamento. Un'altra cosa molto interessante su cui sto riflettendo proprio in questi minuti è che il 30 e il 31 ci sarà il G20 a Roma, e questo potrebbe essere una cassa di risonanza gigantesca per questa situazione. Questa è una cosa che mi ha fatto notare mio padre, ho pensato: cazzo, ma è vero, c'è G20 per Petroia. La cosa positiva è che appunto si è passati da una fase di appunto massa critica e blocco delle attività a una trattativa. Chi pensava che Draghi si calasse le braghe come un bambino di 4 anni chiaramente era un po' troppo ottimista, per non dire illuso. Tutti speravamo in una situazione rivoluzionaria come quella cubana, arriva Che Guevara e libera Cuba, ma in realtà anche Che Guevara per liberare Cuba ci ha messo un po' di tempo. Quindi quello che volevo dire è: non si poteva assolutamente sperare in una, per quanto sia veramente gente che non vale un cazzo di niente, senza dignità, però non sono degli imbecilli purtroppo i nostri delinquenti al governo, soprattutto alcuni di loro, chi tira le fila di questo governo infame, non sono dei coglioni. Di conseguenza era impossibile pensare che si arrivasse a conquistare tutto e subito. Questo apre delle prospettive meno romantiche, ma forse più concrete. L'altra cosa che mi fa ben sperare è che comunque loro avevano già rifiutato i tamponi, per esempio, gratuiti per tutti i lavoratori del settore. Quindi questa è una cosa che, se gliela ripropongono, probabilmente gli dicono, come si dice in Trestino, te se la puoi ficcare su quel culo. Non serve che vi traduca la cosa. Quindi adesso non so esattamente la trattativa come sarà, non so cosa chiederanno, non so se le richieste saranno particolarmente dure o non saranno particolarmente dure. Queste sono cose che a quest'ora di notte, di sabato notte, nessuno sa. Però dico: stiamo calmi. Se pensavamo di vincere la guerra in 2 giorni eravamo dei bambinetti, quindi dobbiamo essere un po' più realistici. Se pensiamo di averla già persa, siamo dei disfattisti. Quando si combatte anche con il buon umore, con la gioia di farlo. Andiamo avanti. Dal mio punto di vista non è un problema questa cosa che si fermi, perché da domani si fermerà il blocco del porto fino al 30, quando ci sarà questo incontro. E anche perché chiaramente nel momento in cui uno ti offre una trattativa, un'apertura di trattativa, è chiaro che ti chiede di interrompere la tua
il tuo boicottaggio. Questo mi sembra piuttosto palese, no? Per cui dico, oh no, ma ha mollato tutto. Ma ragazzi, se si apre una trattativa, si apre una trattativa. Adesso io non sto difendendo, non sto dicendo un cazzo. Questo è quello che passa al convento. La situazione è questa, dobbiamo essere realistici, andare avanti. Come diceva sempre un amico, a cazzo duro, e Dante sarà sempre con noi. Ciao belli, terete duro.